Salve a tutti, sono la professoressa Di Mercurio. Oggi parleremo del Pantheon, dal greco tutti gli dei. Può essere considerato una specie di monumento all'universo e alla sua armonia per le sue linee perfette imitate per secoli. La cupola allude all'immensità della volta celeste. All'interno dell'edificio si può idealmente iscrivere una sfera, che è la forma perfetta per eccellenza. Voluto da Marco Agrippa, l'edificio è terminato già nel 27 a.C., ma nell'80 d.C. viene danneggiato da un incendio e quindi viene ricostruito. In questo capolavoro di ingegneria, il primo elemento che colpisce è la cupola, la più vasta mai realizzata senza cemento armato. Il materiale utilizzato è il calcestruzzo, una pasta di malta e frammenti di mattoni e piccole pietre. Per alleggerire il peso in alto, il materiale mescolato al calcestruzzo risulta più leggero via via che si sale. In cima è stata usata la pietra pomice o pietra lavica leggerissima. La genialità dell'ignoto architetto del Pantheon sta soprattutto nella combinazione dello spazio cilindrico, sormontato da un'ampia cupola, di tradizione romana, con il pronao, tipico del tempio greco antico. Largo poco più di 33 metri, il pronao presenta 16 colonne corinzie, alte oltre 12 metri, con un fusto di raffinato granito rosa e grigio. Il corpo cilindrico in mattoni ha uno spessore di oltre 6 metri, con un diametro di oltre 43 metri. All'interno l'unica fonte di luce è l'occhio, una grande finestra rotonda con un diametro di 9 metri, situato proprio al centro della cupola. La cupola è decorata con dei cassettoni, chiamati anche lacunari. Sono come degli incavi rettangolari che danno un grande effetto di leggerezza alla cupola. Il Pantheon si trova a Roma, è stato costruito tra il 118 e il 125 d.C. con mattoni, marmi e bronzo. È alto 43 metri e ha un diametro di 43 metri.